Ciao ragazze, eccomi qui per l'altro video sui miei regali di Natale e autoregali che mi sono fatta. Io mi sono già messa tutto qui davanti, ok? Comincio subito, vi faccio vedere dalle scatoline determinate palettine perché sono un pochettino scomode da aprire. Ho provato a fare il video prima ma non sono uscite perfette. Quindi mi sono autoregalata questa palettina qui della Pupa, la XXL. Questa qui viene, vabbè, ecco, fa netto il trucco, 136 grammi di prodotto e mi dice che questa è la numero 12. Ora ve lo faccio anche vedere perché l'ho letto prima. È qui, numero 12, e questa qui è il, scusatemi, è la palettina. La palettina, vabbè, ce l'ho qui, però appunto non ve la apro. Ed è così perché è pesantissima. È veramente bella e ha, come potete vedere da qua, questi sono, vabbè, ha uno specchio bello grande, poi ha tutti ombretti, qua ha i gloss, poi qua ha correttori, blush, altri blush, eyeliner in gel, ha un mascara blu, un mascara nero, una matita labbra rossa e una matita occhi, poi ha, vabbè, gli accessorini, ha anche l'illuminante. Poi Alessia, a cui mando un saluto, mi ha regalato questa palettina qua, sempre della Pupa, il appunto Pupa Cat numero 3. Sì, qua c'è scritto numero 3, ma appunto volevo vedere se ci fosse scritto no, qua il numero 001, è la versione 3. Allora, la palettina questa comunque ve la apro, e vabbè, è fatta così e dentro è così. Questa ve la apro perché è più piccina, non riesco ad aprirvela. Ha uno specchio, poi ha 1, 2, 3 gloss, i primi due e l'ultimo, 1 e 2 ombretti in polvere, questo qua in mezzo è un blush. Poi qua sotto ha 2 ombretti in crema e 3 in polvere, ha uno spumino, ha quegli accessorini e appunto qua 001 Pupa. Poi mio fidanzato mi ha regalato la Voice della Urban Decay, questa qui. Questi sono tutti i colori. Allora, anche questa qui posso aprirvela. Questo qui che è carinissimo vabbè, c'era la palettina, però potete usarlo per qualsiasi cosa. Si presenta così ed è bella perché questi non sono disegnati, cioè non sono proprio il buco in mezzo. E ha un pennellino che tanto so che mi cade, uno specchio enorme e poi tutti questi colori sono bellissimi, cioè tre colori matte, tutto il resto sono sbrilluccicosi. Poi andiamo avanti sempre con le palettine, sempre regalo, faccio vedere prima i regali. Beh, tranne il primo che mi sono autoregalata, poi vi faccio vedere cose che mi sono comprata. Questa palettina della The Color Workshop che mi ha regalato la mia amica Rita, che mando un bacio anche a lei. Neri, blu, dei viola, un rosa e un bianco. Poi, sempre di regali, che però non sono palettine, mi è stato regalato questo set dalla fidanzata di mio fratello, della Colina. E vabbè, questo qui adesso l'ho già svuotato, questo qui che è bellissimo, è rosso ed è semipelle, finta pelle. C'era questo profumino, sta qua profumata da 100 ml della Fragolina di Bosco, scusate ma io continuo ad avere questa tosse, va bene, è buonissimo, è buono perché poi l'ho già spruzzato, appunto sa di Fragolina. Poi ha queste due mini size da 125 ml, uno è un latte corpo e questo qua è un bagno schiuma che adoro, questi qua io li adoro tantissimo. Poi la mamma e la fidanzata di mio fratello mi ha regalato questo che è un set di sapone al gelsomino e un per lavare le mani che però sinceramente io penso di usare per il corpo e questo che è una crema mani ma anche qui credo di usarla come crema corpo.
poi ho questa cosina qui, che se io ci penso, ci sto pensando già perché ogni tanto mi vengono delle idee, se io la copro bene qua, può strinfiarci le mie matite. Ora vediamo. Poi, cosine che mi sono comprata io, vabbè, queste lime, 24 lime, l'ho presa al mercato, 1 euro, di tutte le lunghezze, le adoro. Poi, della Essence, ora vi parlo di Essence, mi sono presa questo ombrettino qua, che è il numero 04, che può essere usato sia come ombretto che come blush, perché il colore è favoloso, è sbilluccicoso, ma non più di tanto. E boh, ragazzi, è un periodo che mi sono fissata con i blush, abbastanza. Poi questo qui, che ci sono quattro colori della Essence, è il numero 13. E ci sono tutti verdi, sono tutti bellissimi. Il verde più scuro ha tutti questi riflessi di verdini sempre più chiari, poi c'è un verde acqua, un verdino e un bianco. Quello meno sbrilluccicoso il verdino, ma c'è anche quelli sbrilluccichini, ma sono piccini piccini. Poi della Essence di edizione limitata ho questa qui che è la All That Graze, che scusatemi un secondo, ma vabbè, c'è questo pennellino che da questa parte non è neanche tanto male. Qua vabbè, il classico, giustamente l'ho tolto, ma è caduto, ha uno specchietto sotto e poi ha tutti nero, grigio e grigio più chiaro, un po' più scuro, grigio chiaro, rosa, un rosa un po' più chiaro e un bianco. Sono tutti sbilluccicosi, bella, anche un bello specchietto. Non è male perché questa palette potrebbe essere una di quelle palette che ci si può portare in viaggio tranquillamente. Poi mi sono presa altre 5 palettine della Essence. Allora, queste qua sono quelle tutte in serie che sono uscite così. Questa è la All About Nude, che è la prima che mi sono accaparrata perché era l'unica. Perché qui nel mio paese, Carmagnola, ha aperto l'OVS, ma già da un pochettino. L'OVS e anche scarpe e scarpe ora le ho. Tutti questi sbilluccicosi, vabbè, ci sono tutti i toni sul nude. Questi 4,5 sono meno sbilluccicosi, quasi matto. E questi due e questo qui sono sbilluccicosi. Poi, All About Vintage, qua di non sbilluccicosi c'è solo questo rosa qua. Sono anche questi bellissimi, c'è questo verdino con questi riflessi. All About Graze, che anche qui sono tutti sbilluccicosi, tranne questo bianco. E anche questo nero. Non è sbilluccicoso, è positivo, me ne sono accorta ora, perché in ogni palette, come voi sapete, i neri sono sempre non sbilluccicosi. All About Rose. Allora, di non sbilluccicoso c'è questo, questo e questo, che sono un marroncino chiaro, un violetto chiaro 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 e un rosa. Tutti gli altri sono sbilluccicosi. Questo qua sotto è magnifico. Poi All About Bronze e qua sono tutti sbilluccicosi. Il bianco non sembra, ma lo è perché è meno. Questa è bellissima. Qua dei colori c'è questo oro, questi due qui. Sono curiosa di provarli perché ho sentito delle belle recensioni. Poi andiamo avanti. Io controllo se vi faccio vedere tutto della It Style. Ho preso tre smaltini. Quello che ho addosso, ma non ve lo faccio vedere perché è quasi consumato, è questo qui che è il numero 102. Ed è questo colore qua. È bello, però sull'unghia rimane un po' più tenue. Poi questi due, questo qui l'ha scelto il mio fidanzato, li ho presi per il valore di 1 euro ciascuno. Numero 46, questo lilla. E poi il numero 09, questo qui che è un rosso, un rosso molto chiaro con questi riflessi, cioè c'è questi riflessini qui che lo fanno diventare. Allora, questi qua sono i miei preferiti. Questi qua che hanno più riflessi mi piacciono, ma non più di tanto. Però mi piaceva il colore. Poi, sempre della Light Style, ho preso un ombretto cotto, un duo, numero 4, che ha uno rosa e un lilla chiaro chiaro, tutti e due sbilluccicosi. Ne ho ancora un altro che ho preso però molto prima di Natale, per il valore sempre di 1 euro. Poi dell'HQ al mercato ho
Ho preso questo gloss numero 4, questo marroncino, poi questo rossetto che è il numero 1, che è un pochettino più scuro, ma anche se è attaccato, però pazienza. Ora mi piacciono un pochettino di più i rossetti scuri. Ho preso tre ombretti, 4, ma uno l'ho preso dopo per mia mamma, il numero 4, qua non si vede perché c'è la taccheggio, il numero 8. Questi sempre al valore di 1 euro. Anche il rossetto e il gloss. Questo c'è 1 euro in violetto, questo nero ha dei riflessi blu, carino. Poi anche questo specchietto sopra che io vi ho coperto, qua. Qua c'è sempre un nero e un bianco. Questo è un nero con dei riflessi bianchini dentro, piccolini, sbluccichini. Poi un altro con questo color rosa chiaro, questo verde sbluccicoso. Poi, ultime tre palettine che mi sono autocomprata della The Color Workshop, la LVS. Questa è bellissima perché ha questo fiocchettino qui. E allora ve la apro. Questa mi piace come palette perché è bella resistente. Beh, uno specchietto enorme e ha tutti questi ombretti, qua sul rosa, viola, qua verdi e marroni, qua sui blu e neri, e poi ha tre gloss e due aggeggini, come li chiamo io. Poi, ultime due palettine, sempre della The Color Workshop, richiamano molto lo stile della Naked, anche come ha fatto il packaging, perché è di latta. Vabbè, due aggeggini che spero non cadano. Comunque, ha questa qua, ha i colori un pochettino misti, dal bianco al nero, ha dei viola, dei marroni, dei rosa. Ha questo qua che è un rosa chiaro, che se la telecamera sembra bianco. E sono molto sbluccicose, ma secondo me questi sbluccichini che hanno vanno via dopo che si toglie il primo strato. Poi un'altra, sempre uguale, però questa sembra molto stile Naked, ha sempre un nero uguale identico all'altro, sbluccicoso, e tutti i colori sono naturale, sono tutti marroncini. E qua sono quasi tutti matte, tranne questo che è un po' sbluccicoso, il terzo, e l'ultimo nero che è sbluccicoso. Ecco qui, ragazzi, questi sono tutti i regali che ho ricevuto, make-up posy e gli autoregali che mi sono fatta. E spero di avervi detto tutti i prezzi, più o meno, vabbè, quelli che mi hanno stati regalati non li so, giustamente. E nulla, vi mando un bacio al prossimo video, ciao ragazze!